5. Sono Francesco Balducci, medico chirurgo, esperto in medicina anti-aging e metodologie anti-stress. Sono del comitato scientifico della scuola di epigenetica e mi occupo sostanzialmente di medicina preventiva, predittiva e rigeneratrice. Di cosa si tratta? Si tratta di una medicina che consente di condizionare il nostro invecchiamento in modo tale che sia un invecchiamento non deleterio, non deteriore, cioè contrassegnato da patologie degenerative età correlate, ma sia al contrario un invecchiamento di successo, quello che viene definito con termine anglosassone healthy aging, cioè invecchiamento in salute. Come possiamo noi ottenere questa giovinezza prolungata, questa piena efficienza fisica e mentale, possibilmente fino all'ultimo dei nostri giorni? Certamente con uno stile di vita, quella che viene definita epigenetica, perché è più importante della stessa genetica. Il peso dei geni è stato valutato intorno a un 25-30%. Molto più importante invece è il peso, cioè l'importanza, dicevo, del nostro stile di vita. Il nostro stile di vita da cosa è costituito? Dall'alimentazione, alimentazione secondo natura che rispecchi l'appartenenza alla nostra specie Homo sapiens, dall'attività fisica che deve essere costante, duratura, perpetua. Non mi sto riferendo all'attività agonistica, ma a un'attività che sia, come dico, allenante tutte le componenti, quindi forza, resistenza, elasticità, equilibrio, forza esplosiva, coordinazione, destrezza. Poi sicuramente la gestione dello stress cronico, che è quello più destruente ai fini dell'invecchiamento, perché lo stress porta a tutta una serie di patologie degli organi ed apparati, e anche un altro importante tassello, un'altra importante tessera nel completo mosaico del benessere è l'integrazione specifica, personalizzata e biotipizzata. Molto importante è certamente la clinica, l'anamnesi, la semiotica, ma alcuni presidi, l'indagine di laboratorio è molto utile per poter stilare a livello predittivo e preventivo anche una diagnosi e poter prevenire le patologie. Oggi la tecnologia, e sappiamo che la tecnologia purtroppo ai noi spesso è bio ed eco non compatibile, in alcuni casi invece ci è di sommo aiuto. Esiste un test che si basa sulla biofisica e sulla medicina quantistica, che è il test S-Drive, che dà informazioni utilissime su indicatori cosiddetti epigenetici. Questi, unitamente alle classiche indagini di laboratorio di tipo ematico, di tipo urinario ed altre indagini, come potrebbe essere per esempio una risonanza, un'ecografia, possono essere di sommo ausilio per poter predire, prevenire alcune patologie ed agire quindi in anticipo in modo tale da evitare la loro insorgenza. Ecco quindi, concludendo, che l'invecchiamento è sicuramente un processo irreversibile, ineludibile, universale, multifattoriale, ma è un processo che noi possiamo condizionare in modo da avere un'età biologica, un'età funzionale più giovane rispetto all'età cronologica. E concludo dicendo che noi in realtà abbiamo l'età dei nostri mitocondri, che sono le fucine energetiche delle nostre cellule, laddove si produce la nostra moneta energetica che è l'adenosin trifosfato, ed ecco perché i mitocondri devono essere arricchiti di ossigeno, quindi è molto importante garantire la perfetta e completa biodisponibilità dell'ossigeno per evitare la cosiddetta disfunzione mitocondriale. Grazie.